ciao stai ascoltando di 1984 we introduced the macintosh it didn't just change apple it changed the whole computer industry in 2001 we introduced the first ipod and it didn't just it didn't just change the way we all listen to music it changed the music industry. Well, today we're introducing three revolutionary products this class. Io sono Francesco, questo è Pillole di Beat e state ascoltando la serie speciale di Natale 2019, 24 persone che hanno fatto la storia dell'informatica, senza le quali il mondo oggi sarebbe profondamente diverso. Una pillola al giorno dal 1 al 24 di dicembre. I personaggi di questa e delle prossime due puntate sono nati tutti nel 1955. Non c'è che dire, è stato un anno importante di natali e di persone che hanno scritto la storia dell'informatica. Due dei quali molto amici, nemici e ormai famosissimi in tutto il mondo, conosciuti anche da chi non sa neanche che cosa sia l'informatica e la tecnologia, oltre al fatto di usarla quotidianamente perché ormai non se ne può più fare a meno. Il primo nasce appunto nel 1955 e muore prematuramente nel 2011 per un cancro al pancreas. Steve Jobs, che avete sentito poco fa all'inizio della presentazione del primo iPhone, definendolo come tre dispositivi in uno, ha cambiato profondamente il mondo, chi dice in bene e chi dice in male. In ogni caso lo ha cambiato. Lo abbiamo già nominato quando va a lavorare per il signor Hewlett a 12 anni perché gli serviva un oscillatore. Qui la storia si fa interessante e si scopre come... Questo mondo sia davvero piccolo, ma forse che il mondo è piccolo ve l'ho già detto. Nel 1974 lavorava alla Atari ed era eh, amico di Steve Wozniak che lavorava in HP. Le avete già sentite nei giorni scorsi. Se non avete la memoria corta, se no potete andare a riascoltarle. Nel 1976 Jobs e Wozniak fondano l'Apple Computer e producono un computer, l'Apple One, che è presentarono ad una fiera di artigiani e che si può vedere presso il Museo delle Scienze di, di Londra. L'Apple One era venduto in kit e non era coperto da uno chassis. Infatti gli unici esemplari attualmente esistenti sono montati dentro scatole di legno. Partiti dallo storico garage, alla fine del 1980, quattro anni dopo la, la sua fondazione, l'Apple valeva quasi 2 miliardi di, di dollari. Nel 1984 l'Apple presentò il sistema operativo Macintosh con l'interfaccia grafica presa da Xerox modificata e ampliata. Il Macintosh non ebbe tutta questa fortuna e Jobs fu cacciato via dal consiglio di amministrazione di Apple. Fondò una nuova società, la Next. Nel 1986 acquistò dalla Lucasfilms, non so se la conoscete, la, la Pixar, quella Pixar, quella che nel 1995 fece uscire Toy Story, il primo film interamente in computer grafica della, della storia. Boh, io scrivendo questa puntata ho avuto la necessità di andarmi a riguardare il film. Nel frattempo alla, alla Next sviluppò il sistema operativo Next Step. Che poi propose a Apple quando lo contattarono per chiedergli un aiuto per evolvere il, il Macintosh. Nel 1997 Jobs tornò a essere amministratore delegato di Apple. La storia è un po' più complessa, ma fatevela andare bene così, potete andare a leggere un sacco di informazioni. Si accordò con Microsoft per poter avere il pacchetto office sui suoi computer. Il resto è storia che conosciamo più o meno tutti. Lanciò l'iMac, un computer all-in-one con particolare attenzione al design, e poi l'iPod, un lettore multimediale che non aveva rivali nel settore della musica portatile a quel tempo. Stipulò con difficoltà un accordo con le case discografiche per poter vendere la musica sul suo store, con la possibilità di comprare il pezzo singolo e non tutto l'album. Riuscì nell'impresa convincendo le case discografiche che tanto l'iPod era Usabile nel mondo dei pochi clienti con il Mac perché aveva solo la connessione FireWire. Poco dopo uscì il, il modello con la USB e il mercato della, della musica cambiò radicalmente. Presentò l'iPhone e l'iPad mettendo altre due tacche grosse nella storia dei computer, questa volta da tasca e da, e da divano rispettivamente. Jobs fu profondamente Odiato da Stallman, che disse: Non sono felice che sia morto, ma sono contento che se ne sia andato. Perché il sistema operativo Apple è sempre stato molto chiuso anche nelle esecuzioni di software sviluppato dagli stessi utenti. Jobs e Stallman, come idea di software, sono sempre stati agli antipodi. Non ho visto il nuovo film su, su Jobs, ma ho, ho visto il vecchio film I pirati della Silicon Valley con un giovanissimo Noah Wild ne, nei panni di, di Jobs. Secondo me vale davvero la pena di, di vederlo. Avete ascoltato Pillole di Beat, la serie speciale di Natale 2019. Questa era la storia di Steve Jobs, io sono Francesco e per contattarmi o contribuire alla realizzazione del podcast trovate tutte le informazioni sul sito Pillole di Beat col punto prima dell'it. Grazie per l'ascolto, vi do appuntamento a domani per il prossimo personaggio.